Devo cercare indizi nell'ufficio di Lee Alfist. Ehi, che novità! Cosa sai della Sable International? Vediamo. È un'agenzia di sicurezza internazionale. Viene ingaggiata dai governi per arginare le rivolte o per scatenarle. L'ultima cosa che serve alla città è un branco di mercenari guerrafondai. Accidenti, i social stanno esplodendo. Hanno allestito posti di blocco in tutta la città e fermano e perquisiscono chiunque. È una follia. No, è paura. Norman Osborn si sente minacciato. Comando Sable, qual è la situazione dal presidio a Dutchtown? Avamposto Romeo sotto attacco, inviate rinforzi. Il nemico del mio nemico è... mio nemico anche lui, ma devo comunque fermare questo caos. Peter! Se ora dirigi il Fist al posto del signor Lee, chi svolge il tuo vecchio lavoro? Ah, io? Ma accetto volentieri una mano. Conosci qualcuno? In effetti sì. Si chiama Miles Morales. Perché mi suona familiare? Suo padre è stato insignito al municipio. Ah. Gli ho parlato al funerale. È davvero uno in gamba, solo che è in un brutto periodo. Conoscevo anch'io un ragazzo così. Ricordo che cercavo il modo di tenermi impegnato. Può aiutare anche lui. È il numero di sua madre. Grazie. La chiamerò. Per caso, hai sentito il signor Lee? No, perché? Curiosità. Ho qualche minuto libero prima del lavoro. Potrei dare un'occhiata in giro per vedere se posso fare qualcosa. Oh, non è necessario. No, ma ci tengo. Meglio controllare l'ufficio di lì. Pete, stai bene, meno male. Tengo duro. May mi ha detto dell'attentato. L'ufficio è chiuso. Ho pregato. Come per faccio te. Ad entrare? Grazie, lo apprezzo. Non mi sento più al sicuro. Forse c'è un condotto dell'aria. Huh. E quella stanza? Mai vista. Wow, ma che... Cavi ad alto voltaggio. A cosa serve tanta corrente? Potrei sovraccaricare la centralina. Ecco. Sì, lo capisco, ma il numero del conto è nell'ufficio del signor Lee e al momento non posso entrare. Richiamo io appena riesco a ottenere l'informazione. Non so quando di preciso. Cosa farebbe Ben? La stanza che ho visto dal condotto deve trovarsi esattamente dietro all'altare. Il diario di Lee. Una chiave. Ma cosa apre?
Lee sembra combattuto. Una parte di lui non voleva prendere questa strada. Nell'immagine, sull'altare manca la foto. Questo è un messaggio per zia May. Lee teneva molto a zia May. Non le farebbe mai del male. Si direbbe un enigma. Sembra giusto. Capito. Cosa nascondi, Martin? Lee ha un'ossessione per le maschere. Che sia un meccanismo di difesa psicologico. Forse doveva fingersi un altro per liberare le sue emozioni più oscure. Si è finto un demone fin quando non lo è diventato. Lee può estendere i suoi poteri agli altri. Come fa Martin a caricarle di potere? Induzione bioelettrica, sfasamento compresso.
tutto incentrato su Norman Osborn e la sua carriera, Martin sembra totalmente ossessionato. Divento ogni giorno più forte. La rabbia mi sostiene. Mio padre direbbe che ho smarrito l'equilibrio, ma lui non ha mai capito. Il solo modo per sconfiggere un mostro è diventarlo. Inquietante. Questa è la cartella che MJ ha trovato alla casa d'aste. Questa potrebbe aiutarci a prevedere i piani di Lee. La stanza prende fuoco per distruggere le prove. Ancora una. Se l'avesse scoperto la polizia, o zia May, non voglio sapere cosa sarebbe accaduto. Ok, la grata a terra. Ok, e ora come esco da qui? Peter. Signor Lee. Non sapevo fosse in città. Trovato ciò che cercavi? Martin, sei tornato? Dallo a me. Grazie. Sì, ma ripartirò a breve. Devo solo recuperare delle cose dall'ufficio. Avrai saputo del municipio? Sì, una tragedia. Peter era presente, ha avuto fortuna. Da Osborn, eh? Non pensavo lo sostenessi. Beh, ciò che conta è che siate salvi. È vero. Ma i criminali sono ancora liberi. E non sappiamo cosa progettano. Non penso che tu o May abbiate nulla da temere. A patto di stare alla larga dai luoghi pericolosi. Beh, devo andare. Quando tornerai? A lavoro ultimato.
Aspetta, no! Ma che... Finalmente ho le prove. Corri al Fist Center di Chinatown. E cosa dovrei trovare? Una simpatica signora di nome May Parker. E strani reperti nascosti nell'ufficio di lì. Ma non è tutto. Ha in programma un altro attacco. Dove? Quando? Ancora non lo so, ma credo voglia usare il cosiddetto respiro del diavolo. Sembra pericoloso. Che cos'è? Una sostanza creata dalla Oscorp. Probabilmente un'arma biologica. Ho una cartella piena di informazioni. È qui con me. Ti invio una copia appena possibile. Ok, controlliamo il suo ufficio. Se le prove sono solide, diramo un mandato di cattura. MJ, volevo solo sentirti. Peter, ascolta, non vorrei chiamarti. No, questa devi sentirla. Ma aspetta, perché stai bisbigliando? Ora sono impegnata. Che gli dici di parlarne a cena? Facciamo da me? Ah, ok. Cucino io, se vuoi. Fantastico, a dopo. Aspetta, ricordi che mi parlavi del famoso tocco malefico di lì? Credo di averlo appena visto in azione. Cosa? Un gruppo di amichevoli senza tetto mi ha attaccato senza motivo. Il problema è che avevano tutti gli occhi scintillanti. Yuri mi ha detto qualcosa di simile sulla guardia che ha liberato Shocker. Quindi Shocker lavorava per lì? È tutto collegato. E c'è dell'altro. Ma ne parliamo a cena, ok? Certo, a dopo. Cena. Cosa preparo? Oh, salve, Doc. Come va? Parker, ho buone notizie. Vieni in laboratorio. Intende ora? Ci siamo, finalmente. Vieni, ho qualcosa da mostrarti. Forte, ma avrei programmi per cena. Posso passare più tardi? La cena può attendere, resterai a bocca aperta! Ok. Arrivo! Mi chiedo se significhi che ho di nuovo un lavoro. Magari potrei farci un salto. Amici, ho appena ricevuto un aggiornamento su Adrian Toomes, anche noto come Vulture. A quanto pare ha sviluppato una neoplasia ed è stato trasferito nell'infermeria del Raft per le cure, che senza dubbio costeranno una fortuna alle casse pubbliche. Ora io mi chiedo, perché deve esserci un'infermeria al Raft? È una prigione di massima sicurezza piena di maniaci. Se qualcuno si ammala, lasciamo che la natura faccia il suo corso. E se vi sembro troppo cinico, forse pagate meno tasse di me. Il capo chiede un rapporto dal presidio di Chelsea. Comando, i demoni hanno attaccato il nostro APC.
Ehi, dottore. Ciao, Peter. Un attimo e sono da te. Wow. Guarda qui che roba. Dovremmo davvero dove ha preso questa attrezzatura? Solo chiesto qualche favore e qualche prestito. Mi sento come se stessimo ricominciando dal principio, ma stavolta andrà diversamente. La nostra prima cavia volontaria, il caporale Texidor, ha perso un braccio in guerra e non desidera altro che riabbracciare la figlia. Si è dato da fare. Ed è solo l'inizio. Fino ad ora guardavamo alle protesi dalla prospettiva sbagliata. Perché limitarsi a restituire alle persone le funzionalità perdute quando addirittura potremmo migliorarle? Ok, così dovrebbe andare. Pronto? Tutto bene. Accidenti! È tutta colpa tua, Norman, dannato figlio di... Immagino che non avrà il suo voto. Scusi, faccio pessime battute nei momenti meno opportuni. Non era male, Parker. Sono io che ho esagerato, in verità. No, tranquillo. Si fermi. Qui sistemo io e preparo tutto per un altro test. Ascolti, scusi la domanda, ma tra lei e Norman non corre buon sangue? Eravamo colleghi al college e siamo diventati amici. Abbiamo fondato un'azienda. Volevamo entrambi cambiare il mondo, ma in modi diversi. Ma si riferisce alla Oscorp? Viene anche da me il nome Oscorp. All'epoca ci chiamavano i due O, gli Os. Aggiungi Corp e beh, il gioco è fatto. E che accadde? L'ossessione di Norman era la genetica. Ha avviato un progetto che io non ritenevo etico. Beh, è finita in tribunale. Ho chiesto una liquidazione, ma i soldi non sono durati. Da allora vivo di finanziamenti. Se questa idea non funziona... Ma no, vedrà. Provo a sistemarlo io. Preparo il caffè. Effettua una verifica sull'unità di controllo. Potrebbe essere in corto. Thank you.
Oh, a te l'onore questa volta. Ci siamo. E ora l'interfaccia neurale. È molto lavoro da fare da solo. Ce la farà? Credo di no, visto com'è andata oggi. Io sono ancora disoccupato. Ma i fondi sono... Lo so, non importa, troverò un modo. Non contano i soldi quando cambi il mondo. Ma un mondo migliore. Chiamata persa da MJ. Dottore, devo andare. A dopo. Non preoccuparti, Peter. Il lavoro può attendere. Questo cos'è?